Solidarietà e tanta allegria all'ostello della gioventù di Frosolone. Per chiudere in bellezza le vacanze natalizie, la gente del posto ha infatti organizzato una festa in onore dei bambini della Bosnia, che in questo periodo sono ospitati da diverse famiglie molisane. Periodicamente trascorrono giornate serene nella nostra regione grazie all'impegno dell'associazione Luciano Lama. Quest'anno ricorre proprio il 10° anniversario dell'inizio del progetto in Molise. Questo progetto iniziò purtroppo in un momento difficile per il Molise, in occasione del terremoto di San Giuliano. I bambini bosniaci si fermarono a San Giuliano per fare un saluto ai genitori e ai loro coetanei sfortunati. Da lì è nata l'idea di è nata questa amicizia con la Luciano Lama e l'idea di proporre il progetto anche in Molise. Dolci, giochi, musica, regali e una tombolata hanno allietato l'incontro. Come sempre, l'accoglienza dei frosolonesi è stata grande. È stata una bella occasione che ci ha fornito l'associazione Luciano Lama per poter esprimere anche in questo contesto del Natale la nostra solidarietà. Devo ringraziare in questa occasione un po' tutto il popolo di Frosolone, i bambini più grandi, le famiglie che hanno condiviso oggetti, indumenti, ma anche giocattoli, quindi bambini, con i bambini meno fortunati, come quelli della Bosnia Erzegovina, che vengono seguiti da questa associazione. Alla festa ha partecipato anche il marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, in rappresentanza dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, da anni impegnato a sostenere le attività dell'associazione Luciano Lama. Ci è piaciuta molto l'idea che dei bambini venissero accolti qui in Italia, in particolar modo nell'Italia meridionale e nel Molise. Ci è sempre piaciuta, quindi non abbiamo voluto far mancare il nostro sostegno quando ci è stato chiesto a questo tipo di accoglienza.